Nome e cognome Argante Bocchia, nome di battaglia Massimo. Sono nato nel novembre del 24 nel Biellese, in un paese che si chiama Mezzana, Mezzana, e quindi ho fatto il partigiano non con Moscatelli, ma con Moranino, vale a dire nella zona di là del Biellese. La mia vita è un po' complicata, nel senso che, dico, prima di fare il partigiano sono stato antifascista e sono stato in prigione. Dopo aver fatto il partigiano sono stato, come tanti altri partigiani, accusato di aver approfittato del periodo partigiano per farci la villa, eccetera, eccetera, eccetera. E accuse su accuse, ho dovuto scappare dall'Italia e quindi per 7 anni sono stato esule, prima a Praga. 1953 sono a Praga per 3 anni in Cecoslovacchia. Dal 53 al 57 sono sempre esule e a Mosca. Quindi per me la guerra partigiana comincia nel novembre del 43 e dico finisce nel 57. Boh, le scuole le ho fatte nel Biellese, ho fatto una bella università del tempo perché i giovani operai del Biellese andavano all'università dove a 14 anni in fabbrica. Questa è stata la nostra università. Quindi il mondo partigiano nostro del tempo, soprattutto biellese, è un mondo partigiano di operai, giovani operai, di famiglie operaie, con la quinta elementare. Come operaio ho organizzato uno sciopero nella mia fabbrica, il primo dopo 20 anni sotto il fascismo. Sono stato licenziato, evidentemente, sono finito in prigione. Ma me la cavo con qualche giorno. Poi è capitato un altro sciopero dove il sottoscritto è avanti e si fanno le cose che si facevano allora, venuti fuori dalla fabbrica, eccetera. Grande sciopero nella vallata, e soltanto che questo secondo sciopero mi porta all'arresto, al deferimento del Tribunale Militare di Torino, e quindi finisco alle carceri nuove di Torino. Cioè, ci sono i ladri, i furfanti, gente che fa la borsa nera, c'è un po' di tutto, e poi ci siamo noi cosiddetti politici, vale a dire i cosiddetti antifascisti, e siamo in un settore del carcere. L'8 di settembre, dove sono io? Dentro al carcere di Torino, dentro al carcere di Torino, quindi l'8 settembre, notte intera a bussare nella porta, c'è l'armistizio, finita la guerra, finito, vogliamo uscire, riusciamo a farci scarcerare, corriamo alla stazione di Torino per ritornare a casa. E ci è andata molto molto bene, nel senso che i tedeschi stavano arrivando 8 di settembre, stavano arrivando in città a occupare la città, perché poi invadono tutta l'Italia del Nord, eccetera, eccetera. Facciamo tempo a prendere il treno, arrivo a casa. E subito si pensa al momento di fare che cosa, dobbiamo fare che cosa. Le armi non ci sono, non c'è niente. È vero che Moscatelli è andato in Val d'Aosta, ha portato a casa armi degli alpini della Val d'Aosta, ma dico, di quelle armi per noi nemmeno niente, se le prese tutte lui. Dopodiché cominciamo con che cosa? Novembre del 43, io salgo in montagna con chi? Con 15 altri giovani partigiani. È il primo distaccamento, il primo gruppo che si colloca, per darvi un'idea, nelle montagne accanto a Borgosesia.
accanto a Borgo Sesia. Quindi ci chiamavano ancora banda allora, eravamo già in un distaccamento, a Ribaldine naturalmente. Riusciamo a andare in montagna e a organizzare le prime cose, grazie a che cosa? Avvalendoci della rete clandestina del Partito Comunista. Tutto ciò che era rimasto del Partito Comunista e che era sopravvissuto a carcere, a esilio, eccetera, eccetera, ci dà una mano per organizzarci in montagna. Ci troviamo in montagna e allora il primo problema è quello delle armi. Nella vallata ci sono due caserme dei carabinieri. La prima cosa che facciamo, circondiamo le caserme dei carabinieri e i carabinieri ci consegnano le armi. Sapremo dopo che i carabinieri erano avversi al fascismo di Mussolini, al fascismo di Salò, e che si schieravano già idealmente con la resistenza. Mollano le armi e qualcuno di questi poco tempo dopo arriva a fare il partigiano, cosa da matte. E quindi le prime armi. Con le prime armi cosa facciamo? Dico, i fascisti e i tedeschi organizzati in due presidi a Vercelli. E quindi fanno rastrellamenti in giro. Il primo rastrellamento lo fanno nella nostra zona, e nella nostra zona noi con i quattro schioppi evidentemente non ce la sentiamo di farcela, nemmeno a organizzare un'imboscata. Però subito dopo, più organizzati di prima, e siamo già all'inizio di gennaio del 1944, cominciamo a fare le nostre azioni con le quattro. Qual è la prima azione? Nella vallata le fabbriche, gli operai organizzavano scioperi anche loro per l'aumento della paga, per il cibo che mancava, eccetera, eccetera. Noi ci schieriamo accanto ai operai. Dico, quello prendere posizione o accanto ai padroni o accanto agli operai è stata la nostra grande prima vittoria. Quindi c'è un mondo operaio che subito guarda noi con grande speranza, subito. E quel mondo operaio che ci aiuterà in 100 maniere durante la guerra partigiana. Siamo poi ormai all'inizio del 44, i rastrellamenti continuano, siamo cacciati ognuno dalla località che occupavamo, dal campo base partigiano sopra, accanto a Borgo Sesia, eccetera, eccetera, e siamo obbligati a mollare la montagna per scendere in pianura. Io con la mia squadra, eravamo già ormai un 25, con la mia squadra mi dirigo nelle parti del mio paese perché conoscevo tutto. Arrivo nel mio paese, clandestinamente naturale, però conosco la gente, so che arriva un aiuto. La prima notizia che ho è che i fascisti sono arrivati a casa tua e hanno dato fuoco alla casa. Prima cosa. Papà e mamma in prigione al piazzo carcere di Vercelli. Queste quattro righe sono state premiate al congresso nazionale dell'ANPI di qualche anno fa e poi è stato riprodotto in altri libri, eccetera, eccetera. E io dico la verità, che quando lo rileggo mi commuovo ancora adesso. Ecco, ma voglio rivederlo. Di questo voglio dire, Anna è mia madre, già provata dal ribellismo del figlio, dalla casa andata a fuoco per mano fascista, dall'accamparsi da amici, con dolore, ma sta in cuor suo, con suo figlio, a
Altrettanto altre due mamme, Anna e Sara e Giovanna, sono tre figli di tre madri di tre figli, Ilvo, Massimo, io, Lince. Fra i primi a salire lassù in montagna per cacciare tedeschi e fascisti. Un giorno le incarcerano tutte e tre insieme al palazzo di al piazzo di Biella. Vogliono la resa dei tre figli, i repubblichini, se no la prigione. La risposta è un coraggioso no. Restate ragazzi, restate lassù a combattere, noi ce la caveremo. Un giorno le porte del carcere si aprono per le tre mamme, non si aspettavano altro che abbracciare i loro figli, ma una, Sara, non lo abbraccerà più. Lince è caduto in montagna il giorno prima a Curino con altri nove compagni. Urlano, si abbracciano le tre mamme, anch'esse partigiane, senza diploma, ma partigiane. Dopodiché sono mesi travagliati, quelli che da gennaio si arriva a giugno del 44. Perché? Perché noi eravamo ormai 25, poi saliamo addirittura verso 30, eccetera, eccetera. Molte della nostra classe erano stati richiamati alle armi dai fascisti e dai tedeschi, non si erano presentati, ma non si sono presentati nemmeno in montagna in quelle condizioni. Noi vaghiamo con la mia squadra, addirittura finiamo nel Monferrato, nelle Langhe, a piedi, notti di cammino nel buio, passando vicino alle cascine, stando attenti a che non ci siano reazioni sbagliate da parte, constateremo che non è così, cani che abbaiono e segnalano quindi questo movimento, noi siamo una quindicina, finiamo dalla parte di là, non vogliamo insediarci, non conosciamo, eccetera, eccetera, ritorniamo nel Vellese. Ormai siamo nel giugno del 1944. Nel giugno del 44 cambia il quadro della situazione militare internazionale. Nel 44 c'è lo sbarco in Normandia e quindi i tedeschi prendono truppe anche dal Vercelli e li mandano a fronteggiare il nemico dalla parte di là. Noi siamo avvantaggiati da tutto questo e quindi nel giugno, grazie a questa nuova situazione, arrivano giovani, ma non è che arrivano a decine, arrivano a centinaia. Non sanno che cos'è il mondo partigiano, ma arrivano su con un'idea, una vaga idea, bisogna fare qualcosa, nessuno di loro sa bene che cosa fare. Li inquadriamo, li educhiamo, fra virgolette, nel senso che siamo qui mica per aspettare che la guerra finisca, ma per farla la guerra. Poco alla volta si organizzano, entrano nei vari distaccamenti. Nel giugno e luglio del 44, grazie a questa nuova situazione, ci troviamo nel Biellese orientale, zona Valle Sessera, prima di arrivare a Biella, con la zona libera. I presidi partigiani, fascisti della zona non ci sono più, perché essendo pochi i tedeschi, quindi si ritirano a Vercelli. Abbiamo, per così dire, una zona a nostra disposizione.
quindi, come nella Varsesia, quindi. Come nella Varsesia, nel periodo della Repubblica di Domodossola, in quel periodo, per loro è avvenuto la stessa cosa, ecco, che quei tre mesi che vanno da luglio, agosto a dicembre, sono tre mesi strepitosi per noi. La gente, dico, crede di essere già in libertà. No, non siamo ancora in guerra, perché ogni tanto i rastrellamenti arrivano. Impariamo a fare le imboscate, facciamo le imboscate e con successo. Io organizzo una di queste imboscate senza successo invece, perché dico, ci siamo collocati bene, però chi doveva lanciare la bomba sul Carlinga, vale a dire dove c'è il guidatore, ha sbagliato il colpo e quindi ha frantumato i vetri, però i fascisti sono stati in grado di reagire alla nostra. Spariamo ugualmente, sappiamo dopo che abbiamo fatto alcuni feriti e due morti. I giornali di Ellese poi lo descrivono, ecco, imboscata, che è stato questo e quest'altro. Verso dicembre gli inglesi col paracadute fanno scendere una loro delegazione nella Biellese per aiutare i partigiani. Gli inglesi sono interessati più degli americani. Gli inglesi sono quelli dell'industria tessile, con i quali i biellesi dell'industria tessile hanno sempre avuto rapporti, prima della guerra evidentemente, sempre. Questa cosa fa sì che gli inglesi dicono, boh, questa non gli americani, ma noi ci collochiamo qui e diamo un aiuto a questi. L'aiuto in che cosa consiste? Che nel dicembre del 1944, il giorno dopo Natale, 12 Liberator, vale a dire aerei da trasporti inglesi, alleati, partono da Bari, scortati da caccia, arrivano nella nostra zona. Noi abbiamo approntato una specie di campo base, cominciano a paracadutare giù roba. Noi non siamo interessati a camicie, maglie e giacche, perché siamo nel biellese e ci riformiamo grandemente, eccetera, eccetera. Ci interessano le armi, una grande quantità di armi. Sono poi mitragliette un po' particolari, adatte all'imboscata, non adatte al combattimento in campo aperto, perché sono efficaci a 10-15 metri. Però si tratta pur sempre di armi e si tratta pur sempre di mitragliette. Gli inglesi poi si sono distribuiti. Chi è arrivato da noi nella nostra brigata, diventata poi divisione, e chi invece in quelli della brigata vicino a noi. Da noi arriva uno, il Ruby, con il quale subito ci intendiamo. Innanzitutto lui si presenta come l'uomo che ha organizzato insieme a quelli per le armi, e quindi la relazione è buona. Armati, siamo ormai all'inizio del 1945, pensavamo ormai alla vittoria vicina, evidentemente. Le armi, almeno per l'assalto, c'erano, gli appoggi non mancavano, la gente poco alla volta si è schierata con noi, ma dico in larghissima misura. Difficile trovare un repubblichino borghese in mezzo al mondo operaio biellese,
Poi, senza dire che quando capitava, li facciamo fuori regolarmente, regolarmente. Dopodiché la nostra brigata diventa divisione, 1200 uomini. Siamo partiti in 15 nel novembre del 43, ad aprile del 45 liberiamo la città di Vercelli, insieme ad una brigata che arriva giù dalla Serra, dal Monferrato, eccetera, eccetera. E lì siamo 1200. E quelli fatti da 2 inverni si sono dimezzati. Siamo partiti, non in, ecco, io faccio sempre il calcolo dei 25, non più dei 15, ma settimane dopo eravamo 25. Dei 25, dopo il primo inverno, ci troviamo in 12, 12, e 12 miei amici erano già morti. Di quei 12, nel secondo inverno ne contro ancora 4 o 5, tutti morti. Io quando parlo del mondo partigiano parlo dei miei, di Don Chisciotte, di Lynch, quello era il mio mondo. Arriviamo alla liberazione. È la liberazione incredibile in quei giorni. Che cosa capita con la liberazione? Incredibile. Giovani dell'organizzazione giovanile, già prima che arrivassimo noi, erano in campo con 4 fucili e vanno a liberare gli antifascisti dal carcere di Vercelli. E poi a Vercelli, poco alla volta, si era organizzata una resistenza molto originale. Cittadini che si organizzavano per cacciare i tedeschi. Sono particolarmente donne che partecipano a questi gruppi della resistenza delle donne in città, sempre in città, e poi si allarga un po' anche in provincia, eccetera. Quindi quando andiamo giù, noi diciamo: abbiamo liberato Vercelli, dobbiamo correggerci insieme. La resistenza dei cittadini organizzati per cacciare i partigiani, insieme abbiamo liberato la città. Liberare la città voleva dire ognuno 4 lirette, per dire. Poi gli inglesi lì cominciano a comandare loro, vengono anche loro liberare, tra virgolette, ma la trovano già liberata la città, addirittura organizzata dal CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, eccetera, eccetera. E cominciamo di lì e dico: ognuno prende la propria strada, anch'io prendo la mia, e divento un funzionario del Partito Comunista, perché io sono comunista, evidentemente. Le cose vanno bene fino al 1948, vanno bene nel senso che il Partito Comunista, il Partito Socialista, la sinistra è al governo insieme a De Gasperi e agli antifascisti cattolici. Fino al 1948 va bene, e fino al 1948 otteniamo due grandi risultati, innalziamo le due grandi bandiere, la bandiera della Repubblica, la bandiera della carta costituzionale. Cambia tutto. Guerra fredda. Guerra fredda vuol dire che cosa? Vuol dire che il mondo si divide in due, l'Italia si divide in due, i cittadini si dividono in due. Chi è con l'Occidente, quindi soprattutto con gli americani, che sono i più forti, americani e inglesi, ma gli americani che sono più forti, chi invece. Il mondo operaio guarda con occhio, senza saperne più di tanto, verso l'Oriente, l'Oriente socialista. E io sono evidentemente fra questi. E con la guerra fredda che cosa capita? E capita appunto che i partigiani garibaldini, fino a ieri alleati,
diventano nemici e cominciano a essere perseguitati da quello stesso governo democristiano che pure con De Gasperi è andato il potere grazie a noi. Però capita che anche a me, come tanti altri partigiani, con la svolta del 48 e la guerra fredda, io mi trovo a essere perseguitato. E perseguitato per che cosa? Perseguitato per un fatto legittimo di guerra, che poi verrà riconosciuto, ma anni e anni dopo. Dopodiché divento clandestino in Italia per 2 anni e dopo 2 anni mi dicono: oh, tu che sei del processo Moranino, guarda che le cose vanno per la lunga, perché Moranino è senatore, c'è tutta la procedura per eccetera eccetera, decidi restare qui clandestino, passare da una soffitta all'altra, da una cantina all'altra, ospitata dalle famiglie partigiane evidentemente, oppure andare di là. Scelgo di andare di là, socialismo, socialismo. Partiamo, arriviamo a Praga. Una cosa incredibile adesso, dico, arriviamo a Praga partendo dal Biellese a piedi. Ma com'è possibile? Ci abbiamo impiegato un mese e mezzo a piedi. A piedi, non vi dico i vari passaggi, per motivi di sicurezza, e dico andiamo di là, ma andare di là voleva dire che cosa? Che passi dalle mani di una guida italiana ad una guida austriaca per arrivare fino a Vienna. Ne capitano di tutti i colori e anche il pericolo non manca, per un pelo io non vado a finire in mano agli inglesi. L'Austria allora era divisa in 4 zone, la zona sovietica, la zona inglese, la zona francese, eccetera, e quindi bisognava stare attenti. Arriviamo a Vienna, quindi superiamo la cosiddetta cortina di ferro. Gli occidentali hanno sempre parlato della cortina di ferro, si spara, morti, eccetera, eccetera, quasi non ce ne accorgiamo. Perché la cortina di ferro vicino a Vienna era molto dominata dai sovietici, evidente. A Vienna soldati sovietici, e poi c'era una casa di accoglienza che ospitava anche noi. Dico, dopo qualche giorno, altre avventure, ma avventura veramente, arriviamo a Praga. Arriviamo a Praga. Il problema era che ti portavano fino vicino al confine. Nei confini c'è la cosiddetta terra di nessuno e ci dicono: guardate quel puntino là in fondo, piena notte, un puntino là in fondo sono i soldati cecoslovacchi, la guardia di frontiera cecoslovacca. Scendete qui, non sbagliate, dritto là. Dei 4, 2 giovani, in un attimo si trovano dalla parte di là. Quello più vecchio di me ha l'asma e comincia ad ansimare, non mi sento di lasciarlo dietro, lo prendo sotto braccio, passo dopo passo, arriviamo là. Arriviamo in Cecoslovacchia, non vi dico poi della Cecoslovacchia, Cecoslovacchia non sono tutte rose e fiori, mi mandano a fare il contadino, ad esempio, in un'azienda di Stato, agricola di Stato. Finisco nell'azienda agricola di Stato perché noi in tutta questa vicenda siamo sempre seguiti da una specie di autobiografia. Ognuno di noi aveva lasciato a suo tempo l'autobiografia con tutto detto. Nell'autobiografia c'era scritto che cosa? Madre sarta, padre piccolo contadino. Aveva l'orto, piccolo contadino. Arriviamo a Praga e il gruppo dei nostri compagni, fra l'altro un novarese, uno di Arona, che era stato sindaco ad Arona, eccetera, eccetera, ha guardato la cosa e dice: oh, qui ceto medio, è un ceto medio questo qui, bisogna proletarizzarlo, va a fare il contadino. Mi manda a fare il contadino.
sto lì 3 mesi facendo brutta figura perché ero debole, gracile, avevo l'ulcera, avevo passato anni di tragedie, eccetera, eccetera. E dopo mesi il contadino mi dicono: vai a Praga ad una scuola di formazione politica. Oh, finalmente. Oh, finalmente parto, vado a Praga, Praga cambia tutto. Vado in questa scuola, ci sono insegnanti antifascisti italiani, bravi, mi metto a studiare con loro, alla fine, cosa incredibile, sono persino promosso una specie, un aiuto agli insegnanti, un aiuto agli insegnanti. Faccio 3 anni in Cecoslovacchia, a Praga. 3 anni comincio a conoscere intanto la Cecoslovacchia, a girare un bel po'. La lingua, per amor di Dio, parliamo come i nostri muratori in Francia, figuriamoci. Però metti insieme quel numero di parole tale da farti capire dove vai e chi sei, eccetera, eccetera. Dopo 3 anni mi dicono: fra i 3.800 esuli in Cecoslovacchia, partigiani scappati dall'Italia perché accusati di fatti partigiani, eccetera, eccetera, ce ne tirano fuori 15 da mandare a Praga, a Mosca. Io sono fortunatamente fra i 15, finisco a Mosca. A Mosca è stata uno studio, una fatica seria, perché è una scuola del Partito Comunista bolscevico, però in cambio, dico, la vita è cambiata. Finalmente c'è un letto anche per noi, c'è un medico che ci cura anche per noi. Io ero malmesso, addirittura mi prendono di mira, questo qui bisogna ingrassarlo, bisogna mandarlo a casa in altre condizioni, eccetera, eccetera. Grazie a questo, dico, ho anche i soldi, perché io sono pagato come gli studenti, fra virgolette, sovietici che hanno la famiglia, ma io non avevo la famiglia, ma i soldi me le danno lo stesso. Giro tutta l'Unione Sovietica, non sono stato in Siberia, perché per il resto, soprattutto nel Caucaso, nell'attuale Caucaso, Cecenia, turismo, o perché ogni anno d'estate mi mandavano in una casa sanitaria, erano chiamate case sanitarie, per curarti. E in queste case sanitarie mi trovavo sempre nella stessa condizione, vale a dire con 2 inservienti dietro le spalle che mi portavano tutto e cominciavano a insistere: lei deve mangiare, il medico dice che deve mangiare. Dopodiché approntavano il tavolo, mettevano evidentemente il bicchierino di grappa, la loro grappa, e mi trovavo a mangiare con altre 4 o 5. Dopodiché il grappino, dico, nel mio stomaco mi avrebbe mandato all'ospedale immediatamente. Passavo il grappino al vicino di casa e in un attimo, giù. E dico, sono stati quindi mesi di lavoro serio, ma anche mesi di ricreazione, chiamatela come volete. Era un periodo in cui poi la politica dell'Unione Sovietica verso il PC divergeva. Sovietici che dicevano: dovete fare come noi, rivoluzione d'ottobre. Noi che dicevamo: arriviamo al socialismo attraverso la democrazia progressiva, quella di Togliatti, progressiva. E quindi passo lì mesi, 3 anni. Dopo 3 anni ritorno in Italia. Ritorno in Italia sempre da clandestino, non ho i documenti, non ho niente, quindi ritorno a Vienna. Il processo era finito
Era capitato che cosa? Era capitato che ero appunto vicino a Sochi, sento due persone che parlavano italiano, mi avvicino e dico: scusate, siete italiani? Sento: oh, certo che siamo italiani, siamo di Roma. Ah, bene, mi metto a parlare, ma mi interessava una cosa. I processi vanno avanti. A un certo momento gli chiedo: ma i processi vanno avanti? E certo che vanno avanti. I nostri sono ben difesi, se la cavano abbastanza bene. Vabbè, ma il processo Moranino va avanti oppure no? Il processo Moranino è capitato questo, che nel processo è stato riconosciuto un responsabile di quel fatto partigiano, maladire gemisto, Moranino Francesco, condannato all'ergastolo. E gli altri quattro, perché io ero del comando come vicecomandante, e gli altri quattro prosciolti. Prosciolti? Pronunciate bene la parola, eh? Pronunciate. Credo di averla abbracciata quella donna. Oh, certo. Parto, vado dal direttore, dico: oh, sono libera, vado a casa. Il direttore, che era un nostro grande amico, mi guarda in faccia e mi dice: vuoi andare a casa subito oppure finire il corso fra un anno? Dice: mi spiace, ma vado nella mia Italia, nelle mie montagne, fra la mia gente. Ah, bella riconoscenza, ti abbiamo ospitato qui, ti abbiamo curato, ti abbiamo, adesso si tratta di fare ancora un anno e te la squaglio. Mi sono vergognato, mi sono fatto ancora l'anno. Ah, che bravo. Ancora l'anno e sono ritornato nel 57. Telefono in Federazione Comunista appena arrivato a Udine, il mio grande amico assolati tetto Guido, una che aveva fatto 15 anni, 12 anni in prigione, 12 in prigione sotto il fascismo. Dico: passatemi al segretario della federazione, il Guido. Ma dobbiamo dirti che il Guido è morto poco tempo fa. Dico: comincia male qui. Ritorno nel Biellese, a Biella, e a Biella mi dicono: senti, qui è cambiata l'aria. Moranino e tutti voi siete visti come degli assassini. E dico: taglia, taglia. Dove taglio? Vado nel Meridione, vado a Cassino per 2 anni. A Cassino per 2 anni, dopodiché, dopo 2 anni, dico: oh, ma dico, io non posso mica fare il meridionale tutta la vita, voglio ritornare nelle mie montagne. No, non puoi più, non ritornare più nel Biellese, nemmeno nel Vercellese, scegli. Ah, scelgo Novarese. E quindi sono arrivato nel Novarese nel 59, nel 59, e quindi sono novarese da 50 anni e più, da 55 anni. Dopodiché i partigiani continuavano a essere, soprattutto Moranino, descritto come una belva, Moranino, tutti i partigiani di Moranino, presi di mira, eccetera, eccetera. Dopodiché vado a Cassino e mi trovo sempre i carabinieri alle spalle. Non mi accorgo, do per scontato, vabbè, c'è uno che viene dal nord, lo controllano un po'. Saprò anni dopo che io ero invece vigilato perché pericoloso per l'ordinamento politico dello Stato. Quell'ordinamento politico dello Stato per il quale avevo combattuto anch'io, e adesso quello stesso Stato, nella Guerra Fredda, dico, mi condanna. Io non so niente, evidentemente, nemmeno il fatto di essere o non essere vigilato, non sapevo niente di tutto questo. L'ho saputo anni dopo. E come l'ho saputo anni dopo? E dico anni dalla guerra, eccetera, eccetera. Un funzionario della questura di Vercelli, che io conoscevo perché ogni tanto mi convocava, ma dico: sto sciopero ultimo, voi eravate, va, 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 va.
E dico, lo conoscevo, ma dico, anni di distanza, lui pensionato, ormai io pensionato, gli chiedo, ma dimmi la verità, mi dica la verità. C'è qualcosa di scritto perché mi avete convocato 100 volte, minacciato di, eccetera, eccetera. Dice, guarda, qualcosa di scritto c'è. Nella questura non trova più niente, perché la questura, tutti i documenti relativi a questa pagina sono stati mandati all'archivio di Stato di Novara. Parto, vado all'archivio di Stato di Novara. E dico, io sono stato informato che qui ci sono le carte. La direttrice, molto brava, dice: guardi un po' se c'è un bocchio, eccetera, eccetera. Dice: eh sì, c'è un bocchio, sì. E che cos'è? È un dossier della vigilanza esercitata su di lei in questi anni. Ma è vigilanza. Sì, vuol dire che tutte le cose che ha fatto in quel periodo sono state seguite dalla polizia politica. Ma dico, poi ero sposato, sono andato in ferie anche a Palermo. E dico, vi hanno seguiti a Palermo. E a Palermo sono entrati nell'albergo tal dei tali, hanno pernottato, hanno cenato, al mattino si sono alzati e si sono dileguati per ignota destinazione, chissà per quale incontri dovevamo fare, eccetera, eccetera. Tutto il dossier, io non ve l'ho portato, per amor di patria, è fatta di 200, 150 pagine, che è fatta tutta, è la mia storia. Alle volte non la ricordo bene, ma la polizia la ricordavo bene. Vado, oh già ero lì in quel periodo. Poi ho fatto il funzionario della Federazione di Novara, mi sono occupato di sanità. All'inizio ero nel comitato di gestione non c'era ancora l'ASL, della gestione dell'ospedale. E poi mi sono occupato in provincia, divento anche assessore, roba del genere, sono stato consigliere comunale finché ce n'è, e poi mi sono occupato appunto, se c'è il mio dossier, evidentemente ci sono anche dossier di altri. Attraverso l'archivio di Stato viene fuori che cosa? Moscatelli, senatore, vigilato come pericoloso. Moscatelli, Ciro, Gastone Eraldo, Ciro il vicecomandante dei soldati del partigiano Moscatelli, pericoloso per l'ordinamento politico dello Stato, lui che è stato anche vice sindaco del comune di Novara, un malloppo così su Ciro. Se non c'è una maestra interessata alla storia del passato, che quindi metta occhio anche a questa pagina gloriosa per il nostro paese della Resistenza, se non ci sono, non c'è una maestra del genere, nessun'altra maestra farà qualcosa in quella direzione. Incontro con i ragazzi, che io amavo molto più che andare nelle medie, andare nella quinta elementare. Evidentemente quando arrivavo queste brave maestre, dico, le preparavano e le domande che facevano erano già domande calate nella realtà, ma certe domande di base continuavano a essere con quanti anni avevi, che cosa hai fatto e poi come eravate vestiti e poi che armi avevate, tutte queste cose. Vuol dire, il bambino si immagina uno molto giovane, come magari un loro fratello maggiore, ecco, un loro fratello maggiore, che a 18, 19, 20 anni aveva fatto queste cose, come tanti, tanti, tanti altri, tutti partigiani. Per me era un divertimento.